Poc'anzi il giornalista amico, nonché anche lui organizzatore di questa manifestazione, ha accennato la figura di una persona che io personalmente non conoscevo. L'ho conosciuta prima telefonicamente, poi ho avuto modo anche di conoscerla personalmente e sono rimasto abbagliato da quello che è riuscito a costruire negli anni in una piccola isola che si chiama Salina. Lo invito qui sul palco perché lui sì che è una memoria storica anche del passato. Parliamo di Santino Ruggera. Fai bene a farti accompagnare, eh? Ciao Santino, hai fatto bene. Faccio il balletto. Ah, fai il balletto, benissimo. Allora, intanto io gli ho detto, tu che hai creato questo museo del calcio a Salina, poi ci spieghi perché a Salina, vabbè d'accordo, sei di Salina, però Salina non è che dietro l'angolo, però diventa attrazione. Hai creato questo museo del calcio con tantissime cose che sono appartenute a personaggi pazzeschi del mondo del calcio internazionale e tu questa sera, attenzione, tra poco vabbè, l'abbiamo capito che è una maglietta della Juventus. Pensate un po', questa è la maglietta di Pietro Anastasi e questa maglietta ha una storia. Sì, allora, io vengo da Salina, Mistretta è meravigliosa, anche le Eolie meritano di essere viste, quindi io ho avuto una gioia immensa nell'essere qui oggi, visitare questo borgo meraviglioso e se capitate dalle mie parti non mancate di venirmi a trovare nell'isola di Salina, dove io ho creato nei saloni interni di questo mio hotel ristorante che si chiama Cannata un piccolo museo del calcio. Sul finire degli anni 90 arriva Pino Agrestini nell'isola in vacanza, che è stato un accompagnatore della, un magazziniere della nazionale per oltre un trentennio, è nata una grande amicizia grazie a lui. Insomma, tante persone che ruotano attorno al mondo del calcio sono arrivate nell'isola e grazie a loro 15 anni fa è nata l'idea di questo piccolo museo e lì oggi abbiamo dei reperti che vanno dai primi anni del Novecento ai nostri giorni. Naturalmente non poteva mancare l'angolo dedicato a Pietro Anastasi e quando mi hai lanciato questo invito ho avuto una gioia immensa nel riceverlo. Pietro credo che sia per noi orgoglio siciliano straordinario, era l'emblema della persona che lasciava la nostra terra, andava al nord e si realizzava, quindi per noi rappresentava un inno alla vita, un qualcosa in cui darci sempre motivazione. E nell'altarino che abbiamo costruito, apri questa maglietta, sto impazzendo, la maglia di Pietro Anastasi, la numero 9, e risale ad una partita importantissima, la prima finale di Coppa Intercontinentale disputata dalla Juventus, era il 1973. Un reperto pazzesco, meraviglioso. E allora l'Ajax, che aveva battuto la Juventus nel maggio di quell'anno nella finale di Coppa Campioni, decise di non presentarsi perché l'anno prima contro gli stessi argentini era stata una bagarre. Gli argentini è sempre così. Avevano azzoppato Cruyff, quindi decisero di non presentarsi. Quindi la Juventus aveva perso la finale. Gioca questa finale di Coppa Intercontinentale, accettò solamente ad una condizione, dice: giochiamo una sola partita e deve essere giocata in Italia, non andiamo in Argentina a fare partite. E allora quindi si organizza questa partita, la Juventus aveva l'occasione di vincere un trofeo importante e pensate che giocò quella finale dove c'era Anastasi col 9, Altafini col 10 e Bettega con l'11. Quindi questo fa capire la voglia che quella Juventus aveva di conquistare il primo alloro internazionale. Purtroppo non andò bene, segnò Bochini, Cucureddu sbagliò un calcio di rigore e vedendo la partita l'ultima occasione capita proprio sui piedi di Pietro e viene sventata dal portiere dell'Independiente e lui si vede che stava concludendosi la partita, si abbraccia al palo e si abbassa con la testa sul palo. La partita
finisce 1-0 per l'Independiente e a fine partita lui scambia la maglia col giocatore che l'aveva marcato in quella, in quell'occasione, che era Miguel Ángel Raimondo, che l'anno dopo in Argentina nel 74 venne eletto come miglior giocatore argentino. E questa è la maglia di quella partita. Meravigliosa, meravigliosa, facciamola vedere. Ma tra l'altro vedo che tu hai anche altre cose. Allora, comunque dei cimeli pazzeschi. Era un personaggio, Pietro il Pelé Bianca a Torino, sì. Petru Turcu, a lui dedicavano tantissime copertine e tantissimi gadget. Questo è l'almanacco illustrato del 69, quando non c'era in copertina la foto, che arrivò un anno dopo, ma veniva disegnata da Silva. Era caratteristica questa cosa. La copertina, Silva sceglie quell'anno Rivera e Anastasi. Poi c'è una fotografia anche qui, è un inserto dell'Intrepido. Inserto dell'Intrepido, io, proprio io, Pietro Anastasi. Pazzesco, e poi... È pazzesco, guarda, cos'è questo? Lo scopriamo. Qui abbiamo i tappi della birra Caramals con l'effigie di Pietro Anastasi. Pazzesco. E questa invece era una figurina che veniva edita con le gomme da masticare. Questa è del 69. I tappi del 74 della Candy Gum, dove all'interno si trovava una figurina in plastica e una gomma da masticare. Pazzesco, pazzesco. Questa qui che veniva trovata nel gelato Motta, anche questa nel 74, quando andavi ai bar e chiedevi la Coppa dei Campioni, che questa era questa coppa. E quello era il coperchio, se non sbaglio. Esatto. Perfetto. E poi questa cosa secondo me è molto originale. Cos'è un bambolotto? Sì. Nel 71 esisteva questa fabbrica di giocattoli a Padova, la linea F. E questa fabbrica faceva delle bambole, le cosiddette bambole Franca, dal nome della proprietaria, e loro preparavano i vestiti fatti a mano di queste bambole. Nel 71 decidono di produrre dei bambolotti con la faccia dei calciatori, e questo è il pupazzo di Anastasi, che venne messo in commercio dalla linea F per le bambole Franca nel 1971. Questo è collezionismo puro. Mettiamoci al centro. Volevi dire qualcosa su questa pazzia che accompagna Santino, perché insomma è una vera e propria pazzia. Santino, che io ho avuto il piacere e l'onore di scoprire in tarda età per quanto mi riguarda, e il presidente Coppola, del quale porto i saluti, il presidente dell'Unione Stampa Sportiva Italiana, Gianfranco Coppola, è rimasto estasiato dinanzi ad alcuni cimeli, le scarpette di Mumu Orsi, ne cito qualcosa su tutte, ecco, mi riferisco ai mondiali del 34, se non ricordo male. Gol del pareggio. Vale la pena di vederla. Dicevo, il presidente Coppola è rimasto affascinato, come lo sono rimasto anche io e tanti miei colleghi dell'Unione Stampa Sportiva Italiana. Qui abbiamo il pupazzo, ma in carne e ossa, più tardi lo sapremo, vedremo, ci sono persone che hanno avuto il piacere e l'onore di giocare. È vero, non sveliamo. Tra poco, certo. Assolutamente. Ma che dire, io ti ho fatto una promessa che manterrò. Io anche sono un po' patito di collezionismo e ho promesso di devolvere al museo, donare al Museo del Calcio tutta la mia collezione dei giornali dei mondiali dal 1974 in poi. La Sicilia, Gazzetta dello Sport, Corriere dello Sport, per cui insomma una parte della storia. Un larghetto, vabbè. Senti, allora, dato che sei qui, sarai tu stessa a consegnare a questo punto la targa per ricordare la presenza di Santino Ruggera qui al premio Pietro Anastasi. Consegniamola al nostro Gaetano Rizzo, che la passa a Santino Ruggera, ideatore di questo straordinario museo del calcio che si trova a Salina. Andate a Salina perché è un posto meraviglioso. Grazie. Io tornerò presto a Mistretta. Ti aspettiamo. Vale la pena di ritornare. Mistretta è un po' come Salina, una volta che ci vai ti entra dentro e non vedi l'ora, la lasci sperando di tornare presto. Giusto. Vi aspetto a Salina. Grazie, a dopo.